Gentili signore e signori, buongiorno, sono le 11.02 con 2 di ritardo questa mattina, una mattina abbastanza movimentata anche perché abbiamo una novità sul nostro giornale radio Ecomondo 2000 perché ci sarà anche la rassegna stampa delle testate a cui noi collaboriamo, a cui noi facciamo riferimento. Ma iniziamo subito con le notizie. Dunque, sono 12 i casi di morte di anziani su cui l'AIFA sta indagando. Intanto l'agenzia ha spiegato che sono saliti a 6 il numero dei lotti di vaccino Fluad sospettati di aver provocato diversi decessi. Degli ultimi 4, tuttavia, non ci sono prove evidenti da giustificarne il ritiro. Le autorità indagano anche sul decesso di un 68enne nel Cuneese, cui era stato somministrato il vaccino Agrippal di Novartis. Intanto la Procura di Prato ha disposto il sequestro a livello nazionale dei farmaci antinfluenzali sospetti. Napoli. Un bimbo di 5 anni è morto investito da uno scooter guidato da un ragazzo di 17 anni senza patente. La madre del piccolo, travolta anche lei dal mezzo, è stata ricoverata in ospedale. È successo a Torre Annunziata, a pochi passi dalla donna e dal piccolo, anche il padre e il fratello del bambino che hanno assistito all'incidente. I carabinieri hanno denunciato il giovane travolto e rimasto ferito anche lui nell'impatto per omicidio colposo e guida senza patente. Ecco, molto spesso c'è da dire che notiamo nelle città questi motorini, questi scooter che corrono a velocità pericolose. Cosa vuol dire velocità pericolosa? Che se anche su una strada urbana o una laterale ad una strada principale c'è il limite di 50, non è detto che bisogna per forza andare a 50-51. Dobbiamo adeguarsi ad una velocità adeguata al tipo di strada, perché se la strada è stretta, se ci sono macchine parcheggiate, se ci sono strettoie, se ci sono persone che camminano, che attraversano, persone in bicicletta, è ovvio che uno non può andare a 50 all'ora, ma deve andare a 20, a 30. E quindi se va a 50 all'ora diventa velocità pericolosa. Mi viene in mente i scooter quando portano le pizze a domicilio che sfrecciano dappertutto. Addirittura ho notato nella zona di Favaro Veneto, dove c'è l'isola pedonale del tram, che non si può entrare, nessun veicolo può entrare in quella area, eppure uno di questi ha sfrecciato e ha sfiorato anche una persona, che quella persona poi era mia mamma, quindi posso dirlo tranquillamente. Proseguiamo col giornale radio. Quindi un occhio anche a questi signori che corrono a velocità pericolose nel consegnare le pizze a domicilio. Ci spostiamo a Ragusa. Non escludiamo alcune ipotesi, ma per capire la causa del decesso è necessario eseguire l'autopsia. Così il sostituto procuratore di Ragusa, Rota, sulla morte del bambino di 8 anni a Santa Croce di Camerina. E ricordiamo, il corpo è stato trovato da un cacciatore in un canalone di cemento vicino a un mulino in disuso, poche ore dopo che la madre ne aveva denunciato la scomparsa. Quando è andata a riprenderlo a scuola, ha scoperto che non era mai entrato. Scattate subito le ricerche. Oggi è atteso un nuovo sopralluogo sul luogo del ritrovamento. Appello degli investigatori e cittadini affinché forniscano informazioni utili alle indagini. Giriamo pagina, maltempo. È la perturbazione atlantica Medea a causare maltempo su buona parte dell'Italia, a partire dalle regioni di nord-ovest per poi estendersi a quelle centrali tirreniche e al Triveneto. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 30, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Liguria e Piemonte, fenomeni che dalla serata interesseranno anche Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le piogge saranno molto spesso rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Certo che mesi come questi, ottobre, novembre, ma non solo, non sono mai visti. Già alcune prime avvisaglie le notavamo a fine anni 90 che qualcosa stava cambiando. Poi
nelle solite televisioni nazionali o radio nazionali c'era sempre l'esperto, tra virgolette, di turno che praticamente diceva che queste cose sono sempre state. Invece non è così. Anzi, noi poi venivamo tacciati da catastrofisti perché appunto dicevamo delle cose che non erano come dicevamo, per loro non erano come dicevamo, no? Invece adesso anche questi parlano di rovesci, di situazioni di forte intensità, attività elettriche, il clima è cambiato. E allora quello che dicevamo noi con l'aiuto, non certo sottoscritto, ma con l'aiuto di esperti in materia, di vari relatori che venivano nelle conferenze, allora era vero, era giusto quello che si diceva. Ecco, questo è giusto per sottolineare, perché è giusto che venga fatto emergere questa considerazione. Quindi quello che dicevamo era giusto e si andava sempre in peggio. Infatti adesso ogni volta che arriva una perturbazione c'è sempre da aver paura, ci sono sempre allerte meteo, quindi quello che dicevamo, ripeto, era giusto. Le considerazioni che facevano i nostri relatori erano più che esatte. Bene, andiamo avanti adesso. Come vi avevo accennato, c'è una novità perché abbiamo anche la rassegna stampa riferita alle testate giornalistiche a cui noi facciamo riferimento per le notizie, per gli approfondimenti, come ad esempio Antimafia 2000. Vediamo dunque la homepage, cosa ci riserva. Diamo un'occhiata agli articoli più importanti che sono in primo piano, a taglio primo, a taglio medio. Innanzitutto la vicenda di Pablo Medina, questo brutale omicidio al nostro collaboratore, nostro amico collaboratore di Antimafia 2000, che è stato, lo ricordiamo, assassinato dalla mafia dei narcotrafficanti, o meglio della narcospolitica in Paraguay. C'è stata recentemente la manifestazione nazionale con la televisione del Paraguay che ha fatto un ampio servizio dove ha parlato anche il direttore di Antimafia 2000, subito volato in Paraguay appena ha saputo di questa tragedia, di questa drammatica notizia che gli è stato appunto assassinato il suo amico, fraterno amico Pablo Medina, e ha fatto un discorso molto forte con dei riferimenti ben precisi alla politica del Paraguay. Video che lo potete trovare sia sul sito della testata antimafia2000.com, anche sul sito personale di Giorgio Bongiovanni, vale a dire giorgiobongiovanni.it, e anche a taglio primissimo sulla testata pianetaoggitv.net, che ricordo è diretta dal sottoscritto. Dunque, veniamo alla rassegna stampa di questa testata, dunque antimafia2000.com, dicevo, in evidenza i seguenti articoli. Innanzitutto lettera di morte a Di Matteo, Messina Denaro, galoppino dei poteri occulti, ci si domanda, di Giorgio Bongiovanni. Minacce a Di Matteo, bomb jam in arrivo, il ministro Alfano un anno dopo ripete la promessa di Aaron Pettinari. Adesso io vorrei vedere quando arriverà questo bombjammer, che insomma da tempo che questo ministro Alfano ripete che arriverà questo bombjammer. Dovrebbe arrivare, non subito, già da ieri dovrebbe arrivare, visto anche tutte le minacce che ha avuto il giudice Di Matteo, tra l'altro intervistato anche da noi qualche tempo fa. Poi andiamo avanti, Giovanni e cittadini. Scusate, giovani e cittadini in piazza per Di Matteo, grande manifestazione a Palermo. Oltre il segreto del protocollo Farfalla a Palermo, il convegno sull'accordo tra servizi ed app a cura di Aaron Pettinari. Il caso Manca, Ingroia indagato per calunnia di Lorenzo Baldo. Ricordiamo, Lorenzo Baldo è il vice direttore di Antimafia 2000. Querela di Pisa, il web si mobilita per Salvatore Borsellino di Francesca Mondin e Miriam Cucu. 200 kg di esplosivo per il PM Lombardo, lo facciamo saltare in aria. Questo è un articolo che fa veramente pensare, vi invito ad andarlo a leggere. È stato curato dalla testata giornalistica di Antimafia 2000, a cura appunto della testata. Poi veniamo alle rubriche, iniziamo con Terzo Millennio. Putin, la Russia, la destra europea, il nazismo, il Donbass, a cura di Giulietto Chiesa. Poi, per alternativa a Pandora TV, il Job Act, una nuova offesa al lavoro. Questo è
un altro editoriale di Giulietto Chiesa, che ricordo è il presidente di Alternativa, pandoratv.it. Anzi, vi invito a entrare su questo sito, pandoratv.it, una nuova televisione online diretta da Giulietto Chiesa, dove parla della situazione reale in Ucraina. Ecco, quello che tutte le altre testate non dicono è che non accettano nemmeno, non fanno passare nemmeno due righe di Giulietto Chiesa, lui che è da tanti anni attivo dalla Russia, conosce perfettamente tutta la situazione dell'est europeo, della Russia, è stato corrispondente per diversi anni per le maggiori testate giornalistiche italiane. Quindi una persona molto molto esperta che conosce perfettamente i fatti, cosa sta succedendo in Ucraina. Quindi vi invito ad andare a consultare il sito pandoratv.it. Infine vi segnaliamo l'intervista a Radio Cusano. Cosa c'è dietro l'abbattimento del volo MH17? Veniamo ora e quindi cambiamo un po', diciamo, argomento. Come sapete, il direttore di Antimafia 2000 sta vivendo un'esperienza spirituale molto forte ed è proprio per questo che è conosciuto in tutto il mondo. Qui c'è un altro sito che parla di questo punto specifico, quindi distinguiamo Antimafia 2000 e adesso la parte spirituale del direttore Giorgio Bongiovanni. Il sito risponde a giorgiobongiovanni.it. In primo piano, dunque, nella homepage, Papa Francesco ha detto: "Mi vogliono uccidere, è la cosa più bella che potrebbe succedermi". Ecco, qui fa veramente pensare. Questa frase che ha detto la troverete in taglio primo nella homepage del sito giorgiobongiovanni.it. Poi ancora la Vergine Maria, santa e addolorata, lacrima e sangue, accade vicino Messina, in Sicilia e anche in Messico. Il direttore della NASA ammette: "Su Marte c'è stata la vita e c'è ancora". Ecco, di questo se ne parlerà in conferenza questo pomeriggio, tardo pomeriggio a Udine, perché c'è il ricercatore e reportagista molto noto a livello mondiale, Pier Giorgio Carria, che è stato anche lui ai nostri microfoni più volte e intervistato. Andiamo avanti, scendendo a taglio medio della homepage, potete trovare ampia documentazione sul segreto di Fatima, l'Apocalisse e i crop circle, o pittogrammi, chiamateli come volete. Infine, anche su questo sito, tutte le ultime notizie dell'omicidio del nostro collaboratore, amico, che scriveva per Antimafia 2000, Pablo Medina. C'è anche il video completo, come ho detto prima, della grande manifestazione nazionale in Paraguay, all'interno della quale è presente il discorso molto forte di Giorgio Bongiovanni, appunto direttore di Antimafia 2000, che poi ha presentato anche i familiari di Pablo, con riferimento anche ad Antonia Almada, l'assistente di redazione di Pablo Medina, appena 19enne, che è stata freddata insieme a Pablo. Questo è purtroppo lo scenario. Oggi vedremo se a qualche ora dopo la diretta a Radio Fontana Fredda riusciamo ad avvicinare Giorgio Bongiovanni. Il sottoscritto dovrebbe raggiungerlo in Udine proprio per intervistarlo, un'intervista a tutto campo sulla manifestazione che si è svolta in Paraguay, che abbiamo appena citato. Ricordo, visto che ci siamo, l'ho già accennato, quindi questo pomeriggio in diretta con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo da Radio Piper Fontana Fredda, emittente storica di Fontana Fredda dal 1980 su FM 88800 e poi più in ambito locale, anzi localissimo, sui 93.8, e parleremo di Alternativa, faremo la rassegna stampa come questa sulle principali testate giornalistiche che noi facciamo riferimento, dove facciamo appunto, ci sviluppiamo i vari approfondimenti, tra cui anche Pineta Oggi Reporter, trasmissione che verrà poi replicata giovedì sera a partire dalle ore 22 qui a Science Web Network. Mi sembra di aver detto tutto, se non che sono le 11 e 17. Tra poco, dopo le ore 13, sulle frequenze di Eden TV, canale 86, quindi per il Veneto e parte della Lombardia, verrà messo in onda Pianeta Oggi Reporter, la replica praticamente di venerdì sera delle ore 20. Quindi dopo le ore 13, Eden TV, Pianeta Oggi Reporter, conduce sempre il sottoscritto. Ecco,
veramente tutto. Mi sembra di non aver dimenticato nulla. Quest'oggi, anche con questa novità della rassegna stampa relativa alle testate giornalistiche a cui noi facciamo riferimento, che collaboriamo, abbiamo cercato di fare un po', come si può dire, rete, un unico fronte per amplificare questo messaggio atto per la salvaguardia, per la tutela della vita del nostro pianeta, quindi contro tutte le guerre, contro le mafie, contro gli sfruttamenti, contro l'inquinamento, eccetera. 11:18 cedo la linea a Rosario Moreno, a Treviso, alla regia centrale, per il proseguo della programmazione musicale di Celso Web Network. Noi ci sentiamo stasera e poi giovedì alle ore 22. Buona giornata da Massimo Bonella.